questa stanza ci sono reperti che risalgono al 1300 a.C. Bello! Molti provengono proprio dalle grandi piramidi. Questa è una statua di Ra. Gli antichi egizi lo adoravano, era il dio del sole. Non avvicinatevi, potreste bruciarvi. La statua è protetta da un campo energetico di 5.000 volts che annienterebbe qualsiasi ladro. Senza considerare che dovrebbe introdursi nel museo dopo la chiusura. E con la nostra sicurezza è impossibile. Seguitemi. Ci siamo. Sta attento. Questo è l'ultimo tassello del puzzle. Sai che cosa significa? Significa che quando finiremo ci prenderemo un gelato, vero? No! Me l'avevi promesso! Significa che l'ultima parte del mio piano è giunta al compimento. Oh! Sono troppo furbo. Su, prendilo! No! Sì! E dopo ti comprerò un bel gelato! Ogni bambino al mondo nasce portando dentro di sé il mistero dell'universo. Quello che agli adulti sembra un insieme di versi incomprensibili è in realtà un linguaggio segreto che i bambini usano per comunicare tra loro. E qui, al Bobbins Day Care Center a Washington, risiede il quartier generale della Baby Squadra di investigatori. La loro missione? Usare le menti più brillanti e gli strumenti ad alta tecnologia per risolvere crimini e svelare i misteri in giro per il mondo. Come dovrebbe. I livelli elettromagnetici sono disattivati. Prova ad agire sulla potenza. Incremento energia magnetica fra 3. Ha smesso. 2. 1. E adesso che succede? Ci avete trasformato in due calamite! Non voglio passare il resto della mia vita con Alfred attaccato alla mia schiena. Forza, staccateci subito! Dai rapporti dell'intelligence si evince che sta per succedere qualcosa di grosso in Medio Oriente, quindi tenetevi pronti, Bob. Conti su di noi, generale. Buongiorno, tesoro. Non vuoi iniziare la tua giornata con una bella colazione salutare? Non hai dimenticato qualcosa? Dunque, nel mio futuro ristorante per bambini, i piccoli mangeranno prima tutto il contenuto e poi il piatto. Quindi vuoi che io mangi questo piatto? In realtà non solo il piatto. Il bicchiere è un dolce al mirtillo, il cucchiaio una torta alla fragola e il piatto asparagi freschi al vapore. Ah? Incredibile. Avanti, assaggialo. Allora? Sai, credo sia il piatto più buono che abbia mai assaggiato. Quindi
dici, Jordan? Se riesco ad invertire le polarità, forse posso trasferire la carica magnetica su qualcos'altro. Sbrigati allora, mi prude la schiena. Io non posso grattartela. Siamo liberi! Toglietemi questo affare di dosso! Toglietemi questo affare di dosso! Aiuto! Toglimelo, toglimelo! Via, via, bevi squadra, andiamo! Ok, ragazzi, oggi dovremo affrontare la missione più importante da quando la baby squadra è stata creata. Dunque, come sapete, ieri si sono infiltrati qui tre loschi figuri. Nello specifico, un uomo, un bambino ed anche un pessimo mimo. Hanno rubato il mio cosmonatore! Sta succedendo qualcosa che va oltre i furti, forse più pericoloso dello stesso Big Baby. Allora, squadra, rivediamo insieme la situazione. Cina, Big Baby ruba la sfera celeste. India scappa con la luna di mezzanotte. Washington ruba il cosmonavigatore. Tutti i furti hanno una cosa in comune: sono tutti collegati allo spazio. E cosa più importante, sono collegati alla vita aliena. E poi questa non è stata l'unica cosa strana. Spero che tu non stia parlando di me. Credo stia parlando di tutti quegli strani tassisti che incontriamo. Aspetta un attimo. Cosa intendi con strani tassisti? Beh, ogni volta che in giro per il mondo siamo saliti su un taxi, i conducenti si assomigliavano in modo incredibile. Londra, Parigi, Germania, Italia, Cina, persino in India. Se c'è un collegamento, significa che abbiamo a che fare con un mago dei travestimenti. Qualcuno più astuto dello stesso Big Baby, con mezzi potenti, intelligenza e risorse illimitate. Non può essere. Che c'è, zio Bob? Credo abbia un'idea. Certo. È lui. Lui chi? Durante il mio primo anno all'agenzia, molti anni fa, mi chiesero di trovare un misterioso criminale che nessuno riusciva a prendere, responsabile di oltre 500 crimini irrisolti in 200 paesi. Io riuscii a collegarlo al furto di Fort Knox nel 59, alla rapina della banca di Monaco nell'83 e infine al mio primo caso. Madagascar, furto di un diamante da 10 milioni nel 91. Un solo ladro ha fatto tutto questo. Non un ladro. Un supercriminale. Oh. In agenzia, nessuno mi ha creduto quando ho detto che c'era un solo uomo dietro a tutti quei crimini. Me lo ricordo. Lo consideravano un mito, una leggenda. Una favola, insomma. Ma io sapevo che era reale. Si chiamava... Come? Moriarty. Mori chi? Comunicazione in arrivo. Baby squadra, qui è Nasim dal Cairo. Abbiamo bisogno di voi. C'è stato un terribile furto al Museo Nazionale Egizio. Cosa hanno rubato? Uno dei simboli più potenti dell'antico Egitto. Una statua in oro del dio Ra, il dio del sole. Secondo un'antica leggenda, la statua può generare una portentosa energia. Non preoccuparti, Nasim. Ci pensiamo noi. Credi ci sia Moriarty dietro al piano di Big Baby? Cercheremo di scoprirlo. Allora mettiamoci al lavoro. Holden, andrai con Gabby e Skip questa volta. Oh, va bene, bambini, ma ricordate, c'è il deserto, quindi tanta acqua e crema solare, ok? Sì, mamma. Mi raccomando, ci vediamo presto. Niente leggerezze. Se Moriarty è in quel taxi, chiamate la polizia. State lontani. Meglio non scherzare con quell'uomo. Fate okay. Attenzione, bambini. Wormhole attivato al... Ciao. 96%, 97%, in attesa del trasporto. Mi avete spaventato piombando nel taxi in questo modo. Gaga googi googi gaga. Ti abbiamo spaventato? Gugu, davvero? Gaga. Io questa proprio non me la bevo, sai.
Crede di poterci ingannare con quegli stupidi baffi falsi. Allora, dove volete che vi porti? Alle misteriose piramidi di Giza? O forse all'imponente Sfinge? Ah, lo so! Preferite cavalcare un cammello sulle sponde del Nilo, eh? Ah, scommetto che ti piacerebbe sviarci dalla nostra destinazione, non è vero? Ben detto, Holden. Grazie. Beh, Mr. Moriarty, non ci faremo ingannare dal suo falso accento o dal suo naso finto e ancora meno da quei baffi posticci. Per tutte le spingi! Guarda. Questi sembrano veri. Già, si direbbero proprio baffi veri. Perché sono baffi veri? Ci dispiace. Già, ci scusi tanto. Ecco, l'idea. Tutti i suoi. Sì. Oh, ma guardi un po'. Che giornata stupenda. Credo che faremo volentieri un giro e lei tenga in considerazione che le abbiamo strappato solo metà dei baffi. Ok, andiamo. Salve. Salve. Lei deve essere Holden del Consiglio delle Nazioni Unite per le Antichità. Sì, e questi sono i miei nipotini Skip e Gabby. Mi chiamo Voltan, sono il direttore del museo. E questa è la mia bellissima figlia Nasim. Gugu Gaga. Ma che adorabili bambini. Giocate un po' con Nasim. Mi può descrivere la statua rubata? Si tratta della raffigurazione di Ra, fatta interamente in oro. Non solo ha un grande valore materiale, ma è anche fonte di un immenso e incredibile potere. Che tipo di potere? Se si unisce ai due manufatti delle stelle e si attiva il collegamento durante un'eclissi solare, può sprigionare un'energia che raggiunge i più lontani pianeti. Ok, wow, la faccenda è seria. Certo che lo è. Ok, ragazzi, è il momento di trovare indizi. Stammi vicina, Nasim, ti farò vedere come trovare gli indizi. Guardate qua, delle piccole piramidi. Sono dove gli adulti non guardano mai. Questo cos'è? Questo a che cosa serve? Proviamolo laggiù. Scusi, non volevo. Ottimo lavoro, squadra. Invierò questi indizi immediatamente. Holden, mi scusi, ha trovato qualche indizio? Ah, sì, signore, eccoli qua. Ah, questo è eccellente, eccellente. Il capo della polizia del Cairo è qui, potrebbe esserle di grande aiuto. Lo vuole incontrare? Sì, certamente. Oh, eccolo. Holden Hammersmith, questo è il capo della polizia del Cairo. È un vero piacere conoscerla, Mr. Hammersmith. Smith. Mr. Smith. Mi chiamo Hammersmith. Beh, sì, fa lo stesso. Sono lieto di conoscerla e felice del suo aiuto. Questa volta il mio piano non potrà fallire. È geniale, già. Pura intelligenza. Me lo puoi rispiegare? Oh, una volta uniti i tre manufatti durante l'eclissi, la loro forza combinata mi conferirà il superpotere definitivo. Sono solo un po' preoccupato per la baby squadra. Di solito ci rovinano tutto il divertimento. Questa volta non andrà così, ve lo posso assicurare. Io sono molto fiducioso, signor Hammerstein. No, scusi, Smith. Ah, Mr. Smith. No, si dice Hammersmith. Sono speranzoso che voi ci aiuterete a catturare il colpevole. Ma in base ai vostri indizi, i vostri colleghi delle Nazioni Unite hanno già qualche teoria? Ci stanno lavorando. Ah! Download concluso, Bob.
Cosa dicono le analisi? Avviata la simulazione in base agli indizi. Kylie? Big Baby e Mr. Burger si sono infiltrati nel museo grazie ad una visita guidata. Hanno utilizzato un sonaglino per inviare un impulso elettromagnetico che ha disattivato l'allarme. Le piramidi scivolate dalla tasca di Mr. Burger sono di un baby meal di Big Daddy Burgers. Non c'è niente di peggio di un bambino che non raccoglie i suoi giocattoli. E boom! Vai col sonaglino! Ricevuto. Passo e chiudo. In base alle prove si potrebbe dire che quella piccola canaglia di Big Baby abbia colpito di nuovo. Non lo so, mi sembra troppo semplice così. Questa faccenda mi puzza e non credo che sia colpa del tuo pannolino. Dobbiamo trovare Big Baby immediatamente. Nessun problema, so dove andare a cercarlo. Ah! È arrivata l'ora di catturare i cattivi. Cominciando proprio da lui. Bene, bene, bene. L'intelligence ha scoperto che lei è Guffman, il tirapiedi numero uno di Big Baby. Numero uno? Questo sì che è eccitante, vero? Che cosa ho vinto? Big Baby e Mr. Burger sono da queste parti? Sì, sono entrambi qua. Ma allora tu te ne vai in prigione. In realtà sarà lei a finire in prigione. Cosa? Io? E perché? Per quello che avete rubato dal museo. Non è incredibile? Astuto, ma non abbastanza, Mr. Olden Hammerstein. Portateli via. Si dice Smith. Sono Hammer Smith. Nessuno sa quanti drammi ho vissuto, nessuno sa quanto io soffro. Spero che non mi faranno indossare quelle orribili divise carcerarie, le righe non mi donano affatto. Big Baby e Moriarty ci hanno incastrato per liberarsi di noi. Hanno anche preso il mio comunicatore, non possiamo contattare il quartier generale. Non preoccuparti, vedrai che ne usciremo. È che... non vorrei mai deludere nessuno. Non lo farai, perché fai parte della Baby Squadra! E noi non ci arrendiamo mai! Sapete una cosa? Avete ragione. Insieme possiamo farcela! Sì! Allora avrete bisogno del mio aiuto. Voltan! Abbiamo analizzato le monete col microscopio elettronico. Le vostre impronte non ci sono. Pensiamo che abbiano tentato di incastrarvi. Apri. Sono libero! Sono libero! La statua di Ra e di manufatti rubati acquisiranno il loro massimo potere durante l'eclissi solare. Holden, avete soltanto 10 minuti. D'accordo. Qui Holden, abbiamo una situazione di emergenza. Codice rosso, ripeto. Credo sia ora di cambiare qualche pannolino. Ricevuto. Baby, hai un aspetto magnifico. E hai anche un magnifico mantello. Quando il cosmonatore convoglierà l'energia dell'eclissi, i manufatti mi daranno il supremo superpotere. E io riuscirò a volare! Perché riuscirò a volare, vero? Ma certo, certo che volerai. A quale altra funzione potrebbe assolvere questa combinazione di manufatti? Il satellite ha rilevato una fonte di energia nel museo. L'hanno appena chiuso, dovrebbe essere vuoto. Se Moriarty è coinvolto, potrebbe essere pericoloso. Bambini, state attenti. Vi copriamo le spalle da qui. Appena l'eclissi attiverà i tre manufatti, premi questo pulsante per avviare il cosmonatore. Io vado a controllare che il passaggio sia libero. Mister Moriarty, non mi avevi mai detto che comprendi il linguaggio dei bambini? Sì, è vero, non te l'ho mai detto. D'accordo, ragazzi, abbiamo solo 10 secondi. Allora, io mi occupo di Guffman. Skip, tu prendi i manufatti. Gabi, tu disattiva il cosmonatore. D'accordo. 1, 2, 3, via! Prendeteli! Oh,
Sì. Grazie, amicetto. Ottimo lavoro. Sei arrivata tardi. Non mi fermerete. Volerò verso la dominazione del mondo. È un uccello. È un aereo. È un disastro. Non ha funzionato. Ha funzionato perfettamente per me. Tu mi hai solo usato, non è vero? E cosa pensi di fare? Metterti a piangere come un bambino? Tu, tu. Voglio volare, voglio volare! Sei soltanto un bebè e pensi come un bebè! Che cosa vuoi fare? Dominare il mondo? Ma perché accontentarsi del mondo quando si può avere l'universo? Tu! Arrestateli immediatamente! È stato lui, lui! È lui il delinquente! Gugu gaga gaga! Gugu gaga! La statua del dio Ra è al sicuro. Holden, voi, recuperando questa preziosa statua, avete salvato i tesori di Cina ed India. Ve ne saremo grati per l'eternità. Non c'è di che. Come potrò mai ringraziare lei e i bambini? Sono il vero capo della polizia. Stavo portando a termine un incarico in Svezia. Cosa è successo esattamente? Aspetti, aspetti un momento. Se lei è il vero capo della polizia, allora chi è? Dove è andato? Ottimo lavoro, squadra. Dovete esserne fieri. Sì! Siamo così fieri di tutti voi e vi vogliamo tanto bene. C'è ancora una cosa che non mi torna. Big Baby ha detto che il navigatore non ha funzionato. Ma noi abbiamo visto il raggio andare in orbita. Se non è servito per far volare Big Baby, allora... A che cosa è servito? Vieni, Anton, guarda, guarda nel telescopio. Si può vedere Alpha Centauri. E persino il pianeta Dodleron. Washington, qui è Mosca. Abbiamo un problema. Sei pronto? Sono Vai. Pronto. Motore partito, azione! Azione! Stiamo girando? Sei bravissima. E azione! Motore partito, azione! Faccio io. Motore partito, azione! Azione! Bravi! Azione! La telecamera a sinistra? Qual è quella giusta?